Allora benvenuti, questo è un riepilogo della lezione che ho fatto ieri sera, 4 maggio 2016, sulle lavagne eh, programmabili con una semplice note card ehm, dentro. La lezione non è stata molto complicata, ehm, abbiamo spiegato semplicemente come pilotare questa lavagna. Quindi, eh, ora ne approfitto visto che eh, tutti potete vedermi. Questa qui è la lavagna. la lavagna. Il nome di questa lavagna, tasto destro, modifica, l'ho chiamata asterisco lavagna mesh note card e vedete che da già dallo schermo che è fatta mesh. Mm. Mesh vuol dire che ehm, eh, non sono primi normali quindi per vederla occorre avere eh, Firestorm o Singularity o un altro viewer <coughs> di quelli più recenti eh, come si pilota questa lavagna allora ci sono due cose il contenuto della, della lavagna viene rinfrescato ogni volta che si preme si clicca sopra questa è un, una piccola tecnica che ho usato eh, Qual è il contenuto? Il contenuto è il contenuto dentro il content, adesso qui vedete che ce l'ho in inglese, ma comunque se voi fate tasto destro modifica, andate tranquillamente nel contenuto. E nel contenuto vedete dell'oggetto, vedete che c'è un font, e il font, qui si vede un po' maluccio, ma ci sono tutti i caratteri che vengono usati. E poi soprattutto c'è la note card. Allora, cosa succede? Che se eh, clicco sulla notecard vedete che appare esattamente quello che viene visualizzato sulla lavagna quindi se io voglio modificare la notecard è sufficiente che quando faccio doppio clic sulla notecard oppure anche open eh, metto una modifica qui posso scrivere ehm, una frase qualunque cioè, eh, la felicità eh, questo è solo per Uh, felicità, per mettere anche delle vocali accentate nel corso perché questo non è così scontato che si vedano quindi si possono usare vocali accentate insomma lettere inglesi tedesche no inglesi ovvio francesi italiani spagnole tedesche insomma queste cose qua quando salvo la note card non viene vista subito sulla lavagna. Per vederla, occorre fare un clic e vedete che abbiamo felicità. Insomma, quindi possiamo mettere, ehm, riassumendo: qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono 10 righe, ognuna delle quali può contenere, ehm, se non vado errato, un 40 caratteri, quindi è già una, un, un, buon, un buon contenuto. Okay? quindi se io prendo io posso anche prendere una note card qualunque e infilarcela dentro quindi se noi andiamo uh, vediamo le note card e eh, eh, tra le note card per dire c'è questa note card di zao 2 allora cosa faccio seleziono il mio oggetto la note card eh, precedente la posso uh, cancellare ad esempio um, quindi la cancello, non c'è più la note card. e gli metto la notecard che voglio visualizzare. Vedete quindi è comparso da notecard, il nome in realtà non è importantissimo, non dovrebbe a questo punto. Se io spengo e clicco. Mi viene visto praticamente il contenuto della notecard, come vedete viene tagliato a destra e in fondo, quindi le notecard devono essere un pochino uh, fatte in modo tale da starci. Tuttavia, per cartelloni di questo tipo va benissimo. Poi ci sono delle varianti di queste lavagne che ho già fatto che permettono di mettere delle note notecard lunghe, di vederle tutte, quindi di andare a capo, insomma tutte queste cose. Ma per um, la, le lezioni che sto facendo in questi giorni, questa notecard fatta così, cioè questa lavagna, va benissimo. Quindi questo è il primo punto che ho fatto vedere, no? come modificare la lavagna. Il secondo punto invece è come cambiare i colori. Allora, supponiamo che eh, invece di volerla verde su nero, voglio di un'altra coppia di colori per esempio che ne so rosso su eh, bianco allora eh, rosso diciamo il rosso praticamente è il carattere la, la, il colore diciamo del carattere e è bianco è il colore del, dello sfondo quindi la prima cosa da fare è selezionare l'oggetto andiamo in modifica texture e la texture gli mettiamo il colore principale, quello dei caratteri. Quindi, se vogliamo farlo rosso, facciamo rosso qui. Possiamo scegliere rosso chiaro o rosso un pochino più scuro. Questo, scegliete voi quale che vi piace. Okay? Quindi, avendo fatto questo, vedete che è diventata tutta rossa, sia i caratteri ma anche eh, lo sfondo. Quindi, in realtà, vedete che si intravede appena il testo. E non va bene questo, quindi come facciamo per cambiare il colore dello sfondo? Semplicemente andiamo di nuovo in modifica, eh, clicchiamo su uh, questo tasto, su questo, su questo quadratino, da me in inglese suona Edit Link, da voi in italiano suonerà Modifica Parti Unite o qualcosa di simile, fate cliccate su questo in modo tale da poter selezionare. Poi andate col mouse qua, fate un clic e vedete che si seleziona solo lo sfondo. E se lo sfondo lo volete bianco, lo cliccate e avete lo sfondo bianco, quindi avete praticamente la vostra lavagna che è, è praticamente rossa su sfondo bianco e quindi avete ottenuto eh, la possibilità di controllare il colore. Poi voi cercate la versione che ehm, soddisfa di più le vostre aspettative, ad esempio in questo caso ci sono dei leggeri difetti che comunque ehm, non sono, cioè, quindi è meglio l'altra versione, insomma quelle con sfondo, sfondo un po' più scuro, quindi per dire se lo sfondo invece di bianco lo facciamo nero, quindi rosso su nero, probabilmente funziona meglio, quindi proviamo, quindi clicchiamo, selezioniamo il bordo. E il colore di sfondo lo facciamo nero e vedete che in effetti funziona cioè eh, ci sono meno difetti allora questo è un po' eh, tutto quello che abbiamo spiegato ieri sera quindi semplicemente cambiare la note card della lavagna e il, eh, la possibilità di cambiare i colori il colore dei del, del, del caratteri, il colore dello sfondo Qualcuno mi ha chiesto anche come cambiare il font, allora eh, per cambiare il font bisogna sostituire dentro il font che c'è adesso con altri font analoghi, se siete veramente interessati eh, me lo chiedete, vi do altri font, oppure, adesso devo cercarlo, ma avevo fatto anche proprio un pagamino in Gimp che permetteva di comporre i vari font. Quindi questo è un po' tutta la lezione di ieri sera. Ci sentiamo invece la settimana prossima per l'estensione di questa lavagna a una, eh, diciamo una lavagna, un tabellone di punteggi o di eh, statistiche, insomma classifiche per giochi, per lezioni e tutto quello che è. Allora, eh, buonasera e grazie per l'ascolto.